Buongiorno ragazzi, questa lezione di oggi avviene in una situazione piuttosto insolita. Infatti, a causa dell'emergenza del coronavirus, sono costretto a farla registrata online. E verrà poi messa sulla piattaforma Argo, da cui la potrete vedere. Non ci sarà l'interazione con gli alunni, ovviamente. Non potete farmi delle domande, però, diciamo, in compenso potrete rivedere questa lezione tutte le volte che vorrete. Allora, l'argomento di oggi riguarda questo signore che vedete qui, Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi è stato il più grande compositore italiano dell'Ottocento, quindi del Romanticismo. Questa epoca già ne l'abbiamo trattata parlando di Richard Wagner. Abbiamo distinto il romanticismo europeo in due parti, il romanticismo tedesco, se vi ricordate, e il romanticismo italiano. Parlando di Wagner e quindi del romanticismo tedesco, abbiamo detto che le cose essenziali sono, principalmente per quanto riguarda le tematiche di questo tipo di romanticismo, l'esaltazione dei miti nordici. Quindi tutti quei miti che fanno riferimento a Odino, al Valhalla, a tutte le leggende nordiche, ma anche a ricerche di carattere fantastico come il Sacro Graal. Ecco, tutti questi miti, queste leggende, costituiscono l'ossatura del romanticismo tedesco, quindi dell'opera di Wagner. Avevamo anche annunciato che invece che per quanto riguarda il romanticismo italiano rappresentato da Giuseppe Verdi, ci troviamo in presenza di un romanticismo più umano, più legato alle persone, anzi più che altro alle passioni umane, quindi come la vendetta, l'odio, l'amicizia, l'amore e il patriottismo. Quindi un romanticismo che ha una coloritura diversa da quella germanica. E il nostro rappresentante principale di questo tipo di romanticismo è proprio Giuseppe Verdi. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi nacque a Roncole di Busseto, un paesino che si trovava nel Granducato di Parma. Allora Parma era sotto il dominio francese, quindi Verdi venne registrato proprio all'anagrafe con i nomi tutti in francese. La sua famiglia era una famiglia, diciamo, non poverissima, ma neanche benestante. Vivevano di lavoro, di duro lavoro, il padre aveva un'osteria e la madre, allevava bachi da seta, quindi questi bachi che brucavano grandi foglie e che poi restituivano filamenti con cui fare la seta. In questo ambiente di lavoro, anche lavoro nei campi, in un certo senso, Verdi conobbe le sue prime esperienze. E sicuramente una delle cose che lo colpì maggiormente nei primi anni di vita fu la musica. Si distinse subito a 10 anni presso la parrocchia dove andava, in quanto che suonava l'organo e spesso il prete rimaneva stupito del suo talento, della sua bravura. E negli anni successivi Verdi coltivò questa passione, ma non c'erano molte possibilità di farlo studiare. Allora il conservatorio si trovava a Milano e soltanto i più agiati potevano accedervi. Eppure Verdi in questo senso fu fortunato perché il suo primo maestro fu intanto il sacerdote, che era anche organista, lo aiutò, l'organista proprio del paese, e successivamente prese anche lezioni private grazie all'intervento di Barezzi. Chi era Barezzi? Barezzi era quello che diremmo oggi un imprenditore, un piccolo imprenditore, aveva un negozio di alimentari. Di un salumificio, vendeva vari generi, derrate alimentari, quindi stava abbastanza bene. Barezzi era un appassionato di musica, faceva parte della banda musicale del paese e quindi aiutò il giovane diciamo, ad andare avanti nella sua passione. Quindi studiò per diverso tempo.
privatamente, grazie ai soldi, all'aiuto di Barezzi, e a 18 anni circa fece gli esami in conservatorio a Milano. Purtroppo venne bocciato e non riuscì a entrare in conservatorio per varie ragioni. Intanto veniva dalla provincia, era considerato, diciamo, non a un livello di classe sociale così elevato da poter affrontare studi musicali. Era anche grande di età, perché si presentava a 18 anni, un'età dove normalmente non si inizia lo studio della musica, anzi, spesso lo si finisce. E quindi ci sono delle ragioni più che valide, soprattutto in questo senso, per non ammettere un conservatorio così esclusivo, il Giovane Verdi. E anche se poi vedremo questi maestri importanti della commissione, insomma, dovranno ravvedersi, perché poi Verdi diventerà un compositore di fama mondiale e addirittura quello stesso conservatorio prenderà il suo nome. Verdi non si abbatterà e studierà sempre da privato con un ottimo maestro che lo seguirà nei suoi studi, il maestro Vincenzo Lavigna. A questo punto, una volta diventato un maestro di musica, facendo il conservatorio nel suo paese, facendo il concorso per organista nel suo paesino, Verdi diventerà l'organista ufficiale di Roncolo di Busseto. E a quel punto sembrerebbe che la sua vita potesse anche concludersi in questa maniera dal punto di vista professionale, anche perché nel frattempo sposò la figlia del suo benefattore, Margherita Barezzi, della quale si innamorò. Lavoravano nello stesso negozio, quindi il negozio del padre di Margherita, e mise su famiglia. Ebbe anche due figlioletti. Invece Verdi voleva di più, voleva fare carriera, voleva diventare un compositore di musica e compose una sinfonia per la banda del paese, una sinfonia su un tema del Barbiere di Siviglia di Rossini, che fece molto effetto, però non era facile farsi strada in questo campo. E successivamente compose due opere, un'opera diciamo che ebbe successo e fu Oberto Conte di San Bonifacio, che diciamo in un certo senso lo lanciò un po' come compositore di opere liriche. E poi successivamente, qualche mese, no, un anno dopo, invece l'opera Un giorno di regno, che era di carattere buffo, fu un completo disastro. Per cui cadde immediatamente, non fu concessa nessuna replica. Verdi un po' si abbatté e dovette riflettere sul suo futuro, cioè se continuare o meno a vivere a Milano insieme alla famiglia per fare il musicista, o tornare nel suo paese e riprendere le sue attività lavorative come organista, ma anche nel negozio del suocero, volendo. E tra l'altro, in questo periodo fu anche colpito da disgrazie. La disgrazia più grossa fu la morte dei due figli. Morì la figlia Virginia, la figlioletta, e successivamente morì anche la moglie Margherita. In quel tempo non era facile curare alcune malattie che oggi si potrebbero benissimo superare con degli antibiotici, ma in quel tempo la tisi, la tubercolosi o alcune forme di infezioni faringe erano difficili da curare, e quindi perse la sua famiglia, rimase solo. Una cosa veramente terribile. Verdi aveva solo 34 anni circa, e lì decise di lasciare completamente la musica, di abbandonarla, perché non aveva più la forza per continuare, la forza proprio psicologica di poter vincere un momento così critico. Ma il caso venne incontro al giovane Verdi. A Milano una sera incontrò un librettista, cioè uno di quelli che creano un testo da un racconto. Questo librettista gli propose di musicare un'opera ambientata nell'antichità, nell'antico Egitto.
la storia degli ebrei esiliati in Babilonia, quindi la storia sostanzialmente di Nabucodonosor, re di Babilonia, e di riprovare quindi a ricomporre opere, a vedere se questa carriera poteva decollare. Verdi rifiutò, ma giunto poi a casa, aprendo il libretto casualmente, vedendo le parole del famoso inno, il famoso corale, La Pensiero, sulla Liorate, si ispirò. E nell'arco di una settimana, da queste parole, da questa ispirazione, venne fuori una bellissima corale, famosissima, la conoscerete anche voi. Su queste note, lui, con queste note lui costruì questa magnifica corale che colpì immediatamente il pubblico italiano. In questa corale dove gli ebrei pregano sulle rive del Giordano, ricordando la loro terra, la loro patria perduta, gli italiani vedono un po' la situazione della loro patria, che è sotto il dominio austriaco, e quindi in qualche modo si esaltano, si entusiasmano per questa musica, per il significato di questa corale, e il Nabucco ha un successo veramente notevole. Per cui Verdi, incoraggiato da questo successo, decide di continuare, nonostante tutto, nonostante fosse rimasto solo, nonostante le sue disgrazie, di continuare nella carriera di compositore di musica. Subito dopo, quindi, il Nabucco, vi saranno altri successi. Lui immediatamente comincerà a scrivere una serie di opere. Per esempio, abbiamo poi Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco è un'opera sulla corsera di Francia, da delle musiche molto orecchiabili, molto ebriose. Anche questa è un grande successo. Anche questa viene vista in chiave patriottica. Dopo Giovanna d'Arco abbiamo Attila, e poi nel 1847 si confronta con il teatro di Shakespeare con l'opera Macbeth. Verdi usa un linguaggio musicale classico, niente di rivoluzionario, si rifà sul linguaggio tonale usato dai compositori del classicismo, di cui già noi abbiamo parlato. Quindi sostanzialmente un assetto tonale che già usava Mozart, Beethoven, con accordi prettamente classici. Quindi la sua musica rimane nell'alveo della tradizione, niente di rivoluzionario, niente di paragonabile soprattutto a ciò che stava facendo Wagner in Germania, dove stava rivoluzionando completamente l'armonia musicale. Verdi rimaneva nel suo alveo classico con queste opere, però l'ispirazione è tale, le musiche sono così belle, così ben congegnate e soprattutto musiche che parlano al cuore degli italiani, che stimolano l'amor di patria, stimolano il patriottismo, che praticamente il suo successo si amplifica sempre di più. Successivamente, finalmente arriviamo a un gruppo di tre opere che lo renderanno davvero famoso in tutto il mondo. E sono la famosa trilogia popolare Rigoletto, Trovatore e Traviata. Con queste tre opere possiamo dire che Verdi entra, cioè la sua musica assume una dimensione mondiale, perché vengono replicate in tutta Europa, tutto il mondo. Rigoletto è un'opera di cui poi parleremo magari più dettagliatamente in una seconda parte della nostra lezione. È un'opera che si ispira a un racconto di Victor Hugo, Le Rois Amuse, ambientata nella Francia di Re Sole, dove si mettono in luce un po' i costumi decadenti e immorali di quella corte. Tuttavia, la censura austriaca non poteva permettere che in qualche modo si mettesse in cattiva luce la corte di Francia,
E quindi impose di cambiare la storia, di ambientarla in un altro luogo e con altri personaggi. Verdi dovette fare i conti con questa censura, dovette lottare parecchio con questa censura che impose questi cambiamenti, e così l'opera, anziché rifarsi sul testo, sul romanzo di Victor Hugo, cioè in Francia, alla corte di Francia, viene cambiata con il Ducato di Mantova. E il re di Francia diventa il duca di Mantova. È la storia, Rigoletto, la storia di un buffone di corte che quindi viene continuamente beffeggiato però per la sua funzione. È una persona deforme, una persona con la gobba, che vive in uno stato, la sua vita in uno stato di grande sofferenza. Il tema è la vendetta, sostanzialmente, questo buffone si vendicherà delle angherie subite sia dal duca di Mantova sia dai cortigiani della corte, però, come poi vedremo successivamente, questa vendetta si ritorcerà contro di lui. Quindi è una storia drammatica, piena di passioni, proprio tipiche del romanticismo italiano, che diventerà popolare in pochissimo tempo. L'altra grande opera della trilogia è Il Trovatore, su un romanzo di Gutiérrez. È ambientata nel Medioevo, un Medioevo oscuro, un Medioevo veramente inquietante, no? Sapete, quel Medioevo dove si parla di streghe, di roghi, di Inquisizione, ambientata in Spagna. E anche questa è una storia dove prevalgono sentimenti molto forti come la vendetta, primariamente, ma anche la gelosia, l'invidia. Di nuovo, sentimenti, passioni umane, negative, ma passioni. E poi abbiamo la terza opera della trilogia, che è La Traviata. Questa si rifà a un racconto del famoso Alexandre Dumas figlio, uno scrittore francese molto importante del romanticismo francese letterario, e La Signora delle Camelie, la storia di una nobildonna francese che però vive una vita dissoluta, avendo molti amanti, dandosi alla bella vita, senza freni, senza inibizioni, che però poi, purtroppo o per fortuna, troverà l'amore, ma quest'amore, a causa della sua vita, a causa della nomea che lei ormai ha, non potrà essere, diciamo, non potrà sfociare in un matrimonio. E quindi dovrà rompere questa relazione con Alfredo, che è un giovane nobile aristocratico francese, perché la famiglia di lui non permette la relazione con una donna così chiacchierata in tutta Parigi. Quindi una storia triste anche questa, e alla fine Violetta Valéry, che appunto è la traviata, traviata nel senso che ha deviato dal percorso normale della vita, è stata traviata dai suoi vizi, dalla sua vita, dal suo modo di vivere, ma si chiama Violetta Valéry e alla fine morirà anche lei, come tanti, in quegli anni drammatici dell'Ottocento di tubercolosi, una malattia allora ritenuta incurabile, non c'erano cure che potessero debellare questa malattia. E quindi una storia triste che finisce tragicamente, quindi anche questa. Le tre storie finiscono tutte e tre in maniera tragica, sia il Rigoletto, sia il Trovatore, sia la Traviata. Sono storie che mettono in luce tanti sentimenti, tante passioni. Per esempio il sacrificio è uno dei sentimenti, uno degli aspetti romantici che vengono esaltati. Il sacrificio lo troviamo nel Trovatore, ma anche nel Rigoletto. La figlia di Rigoletto si sacrifica per amore e dà via la sua vita. Nel Trovatore, Donna Leonora si sacrifica per salvare l'uomo che ama, Manrico, cioè il Trovatore. E così, Traviata, Traviata si sacrifica il suo amore per salvare l'onorabilità della famiglia di Alfredo. Quindi il sacrificio di queste grandissime donne che danno la loro vita per gli altri. Il sacrificio è un tema romantico che spesso ricorre nelle opere di Verdi. E
E la vendetta la troviamo praticamente soprattutto nelle prime due opere, Rigoletto e Trovatore. L'amore e la gelosia sono elementi molto incisivi che troviamo soprattutto nella Traviata, ma anche nel Trovatore. Cioè, tutti questi sentimenti, queste passioni vengono esaltate dalla musica di Giuseppe Verdi. E queste opere con queste musiche che la gente subito orecchia, riesce a sentire bene, canticchia per strada. Ecco, ricordiamo, per esempio, tornando un attimino al Nabucco, al Va Pensiero. Il Va Pensiero era cantato dappertutto, era cantato fuori dai teatri, per le strade, era cantato come se fosse diventato un inno nazionale, l'inno italiano. Quindi questa musicalità, questa orecchiabilità della musica verdiana è uno degli elementi principali del suo stile e che lo renderanno così popolare. E in questa fase Verdi, ripeto, come già ho detto poc'anzi, non cambia tecnicamente l'impostazione della musica, l'armonia. Rimane sempre in un'armonia piuttosto classica, non rivoluziona niente, però riesce a esprimere sensazioni, emozioni in una maniera veramente eccellente, eccezionale. Alla fine del 1859, quindi lo troviamo ormai famoso, molto famoso, ricco, anche benestante, comporrà altre opere che avranno successo come Simon Boccanegra e Un ballo in maschera. E lo troviamo ormai proprietario terriero vicino al suo paesino. I suoi concittadini lo vogliono trattenere, hanno paura che Verdi possa andarsene da un'altra parte, in quanto ormai troppo celebre. Hanno paura, per esempio, che possa andarsene a Parigi, no? La città ritenuta capitale della cultura nell'Ottocento romantico. Ma Verdi invece li accontenterà perché rimarrà in zona, per così dire, vicino al Roncole di Busseto, e anzi sposerà in seconde nozze un famoso soprano, Giuseppina Strepponi, che aveva conosciuto tanti anni prima, con la quale aveva intessuto una bella amicizia, e alla fine si scopre che più che un'amicizia, ormai questo era un amore. E Verdi, dopo tanti anni di vedovanza, di essere stato solo, perché uno degli aspetti di Verdi è la sua fedeltà anche a Margherita, no? Non voleva tradirla sposandosi subito, quindi è rimasto solo per tantissimi anni. E alla fine, comunque, sposa Giuseppina Strepponi, questo soprano, e andrà a vivere vicino a Roncole Busseto in una grande tenuta. Da quel momento in poi Verdi inizierà un periodo di riflessione, e ripercorrerà tutte le sue tappe, osserverà anche altri musicisti come Wagner, di cui abbiamo parlato, e come vedremo nella seconda parte della nostra lezione che faremo la settimana prossima, che manderò la settimana prossima, come vedremo, e Giuseppe Verdi quasi quasi accetterà i cambiamenti che stanno avvenendo nell'arte musicale, cambiamenti notevolissimi. Wagner sta rivoluzionando l'armonia musicale, il linguaggio musicale. E lui ripenserà a questo e capirà che la strada che Wagner sta indicando è la strada del futuro, della musica moderna, in qualche modo. E come vedremo nelle opere successive, quelle della maturità piena di Verdi, lui modificherà il suo linguaggio musicale, e si aprirà anche allo stile wagneriano, soprattutto nelle ultime opere, Aida, Falstaff, ma soprattutto Otello. Scopriremo un Verdi completamente diverso, che avrà rivoluzionato anche lui le sue armonie, e saranno proprio di stampo quasi wagneriano, ma senza togliere nulla alla sua inventiva, all'inventiva e alla cantabilità prettamente italiana, che diciamo che è proprio tipica della musica italiana. E di questa seconda parte ce ne occuperemo la prossima settimana.
Oggi ci fermeremo qui, soltanto al Verdi che diventa celebre, famoso con questa trilogia, Rigoletto, Trovatore e Traviata, e vi assegnerò poi i compiti che troverete su Argo. E questa lezione che vi ho fatto già vi semplifica parecchio lo studio che andrete a fare sul libro, perché molte delle informazioni già ve le ho date con questa lezione. Per quanto riguarda il libro, vi posso già dire che per quanto riguarda la terza B, potete trovare su Verdi la lezione a pagina 254 e 200, da 254 a 258, potete trovare a 258 la lezione. Per quanto riguarda invece la terza D, qualcosa non molto per dire la verità, troverete a pagina 224-225. E quindi, siccome c'è abbastanza poco, vi invito anche a fare una ricerca per ampliare quello che il libro non dice. Per quanto riguarda la terza E, invece, abbiamo qualcosa in più in questo libro, Stradivari. E allora abbiamo da 276 a pagina 281. Ecco, da 276 a pagina 281. In ogni caso, queste lezioni io ve le riscriverò sulla piattaforma Argo insieme al file di questa lezione che abbiamo fatto oggi, in questo momento. E quindi, ragazzi, vi auguro di buono studio. Non perdete l'allenamento allo studio, in questo momento è difficile per noi, perché possiamo continuare a lavorare, sebbene in maniera diversa, ma possiamo continuare a farlo in maniera proficua. Quindi anche da parte vostra io chiedo la massima collaborazione. Buona giornata e buon lavoro. Ciao ragazzi.